imparerai a fare questa bellissima bambola. Imparerai anche a tagliare i cartamodelli, riempire con imbottitura, fare gli stivali, mutandine, il vestito, il grembiule e anche il cappello. Farai tutto questo e farai anche di più, perché sono sicura che dopo che impareresti a fare questo farai altre bambole. Io spero che solamente ti piaccia e ci vediamo e iniziamo subito subito con il corso. Grazie! Allora, per iniziare a fare questa bambola iniziamo dalla parte del cartamodello. Quindi il cartamodello lo dovete stampare in un foglio A4, quelli normalissimi per stampare, e dopo magari lo potete mettere su un cartone e dopo ritagliarle e così già ce l'avete tutti il cartamodello per le prossime bambole, perché non sarà solo questa quella che dobbiamo fare. E quindi, allora, questo cerchio che è in cartone, sì, questo è scritto in spagnolo, vi chiedo scusa, ma cartone è lo stesso. Viene tagliato in cartone, vengono 4. Le braccia vengono anche queste 4 con un'apertura di qua. Due parti del corpo, questa sarebbe l'apertura. E 4 gambe con l'apertura in quella parte inferiore. Allora, parliamo un poco del tessuto. Come tessuto io uso il tessuto di cotone normalissimo, che è questo qua, un colore beige, colore carne, come volete, magari un po' più chiaro, più scuro, scegliete voi. Quindi, per fare le braccia, il corpo, le gambe, uso il cotone. Poi questo ho detto già il cartone, e per fare la testa uso la lycra, sì, che si trova in qualsiasi negozio di tessuti, che questa è la lycra che si usa per fare i costumi da bagno, i costumi per pattinaggio, per la danza e queste cose, no? Che si stira tanto sia da una parte come dall'altra. Quindi, una volta già tagliati tutti i pezzi del cartamodello, segnarli sul tessuto, cucire sulla linea che avete segnato, lasciando le aperture per riempire. Una volta già fatto questo, girate i pezzi a diritto e iniziamo a riempire. Allora, abbiamo detto, dopo di girare a diritto dobbiamo iniziare a riempire. Io ho già iniziato con le braccia a riempire, adesso solamente dobbiamo chiudere l'apertura. Le braccia. Facciamo il corpo. Allora, per fare il corpo, una volta già girato al diritto, dobbiamo utilizzare questo paletto. Questo paletto è di legno balsa di 0,5 mm più per 15-16 centimetri, che sarebbe la lunghezza. Quindi, una volta tagliato questo, che è quello di legno balsa, lo potete trovare su qualsiasi negozio fai da te o anche nelle falegnamerie, con questa imbottitura, che è l'imbottitura piatta, dobbiamo con la colla a caldo iniziare a attaccare tutto così. Intanto ogni giro le date un po' di una goccia di colla a caldo e girate ancora dall'altra parte fino a che risulta uno così. Guardate che io in una parte l'ho fatto più grosso e in un'altra niente, solamente coprirlo, perché quella parte più grossa la voglio per il collo, così ci sta bene stretto, e nell'altra parte non mi interessa, perché tanto dopo devo mettere tutta l'imbottitura. Quindi, una volta fatto così, io già lo posso mettere e riempire il resto del...
invertito tutto il corpo dovrebbe diventare così. Guardate che è rigido, l'ho riempito per bene, così rigido. Ho chiuso questa parte, sì, la parte di sotto, e con un ago di questi per le bambole che posso attraversare da una parte all'altra, ho fatto così di una parte all'altra, sì, e con il hilo forte, sì, questo hilo forte che sarebbe questo qua, che si possono trovare in qualsiasi merceria, con hilo forte, filo forte, sono andata davanti e indietro per fare questo buchetto. Questo buchetto perché? Perché mi serve, dopo metterò le gambe della bambola. Le mie assolutamente non entrano qui dentro, sono troppo grosse. Quindi facciamo così e continuiamo. Dopodiché abbiamo fatto il corpo, iniziamo a fare le gambe. Le gambe devono essere riempite ben per bene, sì, che devono essere rigide. Guardate, sono rigide, perché fra il paletto che ce l'ha il corpo, più che il corpo anche quello è riempito per bene, più le gambe che sono rigide mantengono la bambola in piede. Quindi dopo di aver riempito per bene la gamba, noi mettiamo un cartoncino di quelli che abbiamo tagliato, così facciamo una cucitura in modo di tirare il filo e questo che faccia così. Una volta che già abbiamo fatto tutte e due le gambe, quello che dobbiamo fare con l'altro cartoncino che abbiamo già tagliato, con la colla a caldo, attaccare qui sotto, così i piedi rimangono ancora più firme. Allora, dopodiché abbiamo finito già con tutto il resto, adesso facciamo la testa. La testa vi ho detto che era di tela del tessuto di lycra, quindi è questo tessuto di lycra che si usa per fare i costumi da bagno. Iniziando a cucire da uno delle parti in centro di qualsiasi lato, sì, iniziamo a cucire in questo modo, che io già sto facendo una. Sempre con l'ilo forte facciamo così questa cucitura che gira dalla parte dentro al di fuori. Guardate, una volta già fatto tutta la cucitura in contorno alla testa, rimane più o meno così, ok? Per sapere quanto la grandezza, fino a quando tirare con il filo, quanto è questa grandezza, è più o meno 2 cm di diametro. Se no, facendo così con il pollice, più o meno sappiamo, io misuro sempre con il pollice, che se entra il pollice va bene così. E adesso possiamo iniziare a rompere. Per bene rimane così dietro con 4 punte, sì, perché il cartamodello è rettangolare, quindi rettangolare con le punte arrotondate, quindi che per forza deve rimanere così, e questo effetto ti darà l'effetto quadratino qui, quadrato così della faccia, sì. Adesso mettiamo gli occhi. Per sapere dove mettere gli occhi è più o meno così. Guardate, io devo cercate in mezzo, la metà della faccia, e posizionate, sì, più o meno 2 spini
per sapere più o meno, adesso sono sporchi ovviamente perché io ce l'ho la webcam dall'altra parte, quindi cercate in mezzo e potete posizionarli o più in basso, in mezzo o in alto come volete. In questo caso la bambola ce l'ha in basso, quindi che adesso io ci guardo per farlo bene. Una volta già misurate gli occhi nella faccia, con queste palline che in questo caso sono palline di legno da 0,5 cm in colore marrone e con un filo nero forte, iniziamo a cucire gli occhi nella faccia. Bene, a questo punto già abbiamo la faccia, il corpo, le gambe,